La Basilica di San Giovanni Battista per il secondo anno consecutivo si presta ad essere luogo ideale della rappresentazione che chiude il dittico sulla passione di Cristo, la resurrectio intreccio di fede e teatro gioioso. Il dramma sacro e la resurrectio costituiscono un'indispensabile occasione di liturgia e di riflessione sul tema dell'uomo, sulla sua ricerca di un'identità, del suo rapporto con Dio. Temi che caratterizzano i due allestimenti e che pongono la direzione artistica di Massimo Leggio nel segno della continuità e nel rispetto della tradizione e che spiegano il rapporto che ha instaurato con questa eredità che appartiene alla città di Vittoria dal 2007, eredità immateriale anche per l'UNESCO. Per il regista Massimo Leggio si chiude con Resurrectio una rappresentazione unica in Italia. In un arco spazio-temporale ristretto, l'attore regista riesce a raccontare i dolori e le gioie di un momento intenso per la cristianità. Anche nella sacra rappresentazione della resurrezione attribuita ad Alfonso Ricca con l'innesto degli scritti di Emanuele Giudice e frammenti tratti dai Vangeli, la contemporaneità si fonde con il passato e il teatro sacro in questa messa in scena domenicale trova sintesi in un tripudio di gioia. Io, divenuto segno di un evento che trasfigura la terra, annunzio ai senza voce del mondo la gioia della luce che torna. È il narratore ad annunciare al mondo intero la magnificenza di colui che ha cambiato le sorti dell'uomo e è lui a scandire i tempi di una rappresentazione che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso sino alla fine. La struttura proposta in Resurrectio, così come nel dramma sacro, presenta un prologo ed un epilogo affidato al coro ed una parte centrale in versi, il cui testo si fa risalire a Ricca. Nella sua peculiarità, Resurrectio, rispetto al dramma sacro, rappresenta il momento della nascita, della speranza, della gioia, la lenta e faticosa conquista di un'identità spirituale da parte di ciascuno di noi ed implica la capacità di ascoltare e condividere. In linea, quasi un incastro drammaturgico ai piedi dell'altare della Basilica di San Giovanni Battista rivive il momento della resurrezione di Gesù di Nazareth.